Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar a pranzo con il NIC. Oggi riprendiamo la serie di eventi dopo la pausa estiva. Questo webinar sarà dedicato al 25esimo anniversario del nostro chapter. Vorrei quindi dare il benvenuto a Dalia Vodice, Michela Ruffa e Walter Ginevri, che si alterneranno come speaker del webinar. Però prima di passare alla presentazione del tema di oggi e dei nostri speaker, vorrei ricordarvi che potete inviare le vostre domande durante la presentazione utilizzando la chat che avete a disposizione e provvederò a raccogliere le domande e a porle ai nostri relatori alla fine del webinar. Quindi introdurrei velocemente i nostri speaker, Dalia, consulente e trainer e volontaria del PMI NIC dal 2012. Michela, anche lei professionista della consulenza e training, volontaria dal 2007. Walter, oltre ad essere un professionista di lungo corso, è volontario del PMI NIC da 15 anni ed è stato presidente per diversi anni, ora PMI Fellow. Dunque, riguardo il tema di oggi, gli speaker condivideranno con noi i risultati del lavoro di collezione di idee e proposte per la celebrazione del 25esimo anniversario del PMI NIC che si terrà nel 2021, concentrandosi sugli obiettivi e approcci utilizzati, risultati ottenuti e lessons learned. Dunque, lascerei ora la parola ai nostri speaker per la loro presentazione. Grazie Gabriele. Allora, era l'inizio di quest'anno, era il gennaio del 2020, quando Giusy Meloni, presidente del NIC, proponeva a Michela, a Walter e a me di lasciarci coinvolgere in una bella iniziativa che sulle prime pareva essere molto interessante, molto stimolante, molto creativa. Il mandato con il quale Giusy si approcciava era quello di elaborare e offrire poi al board delle idee e delle proposte con le quali celebrare appunto nel 2021 il 25esimo anniversario della nostra associazione. Come sapete, il NIC veniva fondato nel 1996. In tutta franchezza, e penso di interpretare il pensiero di Michele e di Walter, anche non sapevamo cosa ci aspettava, non sapevamo a cosa andavamo incontro. Allora, oggi siamo qui a darvi conto del viaggio che abbiamo compiuto insieme, noi tre, ma non solo noi tre. Desidero ringraziare anche alcuni volontari che hanno compiuto parte di questo viaggio con noi, che sono intervenuti in alcuni momenti molto importanti. Questi volontari sono Angelo Leva, Barbara Vietri, Donatella De Bidda, Graziella D'Amico e Laura Locci. Grazie di cuore a loro, così come grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto. Oggi siamo qui anche a darvi conto di una restituzione e di una condivisione del grande valore che abbiamo tratto, grazie al piacere di ascoltare, a questo pleasure of listening che dà titolo anche al nostro incontro di oggi, al piacere di metterci in ascolto, di raccogliere delle voci. Di sicuro avevamo una certezza all'inizio, quella che questo progetto non voleva essere un qualcosa per arrivare a una mera celebrazione. Questo ci era chiaro fin da subito. L'idea che stava prendendo forma era quella di immaginare il NIC dei prossimi 25 anni, quindi forti di 25 anni di storia, alzare lo sguardo verso un orizzonte temporale più ampio, tenendo presenti naturalmente alcuni elementi. Da una parte la sintonizzazione su quell'intervallo anagrafico 575-575 che il PMI Global ha identificato come target population della nostra associazione, tenere presente naturalmente l'impegno che il Consiglio direttivo ha nell'adempiere ad alcuni doveri istituzionali, in primis la compilazione dell'annual plan e di altri compiti istituzionali verso il PMI, e lasciarci guidare dal desiderio di co-creare quel co-design, una co-progettazione che fosse per noi e con la comunità, per la comunità. Abbiamo pensato dunque di identificare alcune categorie, personas, che potessero rispondere a una profilazione utile di chi è già coinvolto nel NIC o di chi potrebbe esserlo in futuro. Abbiamo costruito una serie di interviste guidate, non questionari, interviste, domande, spunti che potessero fungere da base per un colloquio, per una chiacchierata, che in alcuni casi con i nostri intervistati si è protratta molto, anche dando
veramente evidenza dell'entusiasmo con il quale molti intervistati hanno partecipato. Abbiamo quindi raccolto le idee espresse attraverso le interviste, le abbiamo analizzate, le abbiamo elaborate, le abbiamo fatte confluire su un modello di proposizione di valore, un value proposition canvas, e alla fine di tutto questo lavoro abbiamo tratto alcuni spunti, alcuni suggerimenti da offrire al board, in maniera che il consiglio direttivo, in totale autonomia, possa poi in futuro decidere come muoversi rispetto a questa celebrazione che fa da input al nostro lavoro. Per individuare le personas, i profili coinvolti, abbiamo pensato di muoverci su due strade. Da una parte, come sviluppare il bacino potenziale del NIC, quindi development, segmento dello sviluppo, dall'altra retention, segmento della retention, quindi del come mantenere l'associazione, i soci che già sono al nostro fianco, nella nostra comunità. Rispetto alla retention, ci siamo confrontati con molte categorie, vi faccio alcuni esempi: soci storici, abbiamo intervistato anche chi c'era nel 1996, tanti soci silenti, ovvero soci che negli ultimi tempi non hanno mai partecipato, per motivi più diversi, a eventi, iniziative in presenza, online, soci volontari, quindi soci che mettono anche a disposizione del tempo, della passione, delle risorse che offrono all'associazione. Sul fronte dello sviluppo, del segmento del development, abbiamo individuato i practitioner, i professionisti, sottodividendoli poi in professionisti del project management, next gen, categoria giovane, anagraficamente di transizione anagrafica e professionale che tanto sta a cuore al PMI, e lavorando anche su quella categoria di project manager inconsapevoli che ci ha colpito molto in questo lavoro, perché abbiamo cercato di individuare dei professionisti che per etichetta professionale probabilmente non pensano in maniera così forte di essere collegati al mondo della progettualità, eppure nella loro quotidianità hanno una relazione fortissima, un legame profondo col mondo dei progetti. Abbiamo individuato gli skill builders, ovvero coloro che contribuiscono a costruire quelle skill for life, ormai l'abbiamo imparato in tutti questi anni che il project management identifica così bene, quindi formatori, responsabili delle risorse umane, educatori, insegnanti, persone che contribuiscono a creare il futuro della nostra comunità. Abbiamo individuato degli influencer chiave, persone che rappresentano il link con il mondo delle aziende, delle industrie, persone che rappresentano segmenti diversi, rappresentanti di segmenti diversi, di amministrazioni, di project management office, di media, e abbiamo individuato anche dei partner potenziali, sponsor con i quali il NIC potrebbe collaborare, ma non solo, anche altre categorie che potrebbero essere utili nel futuro per creare delle proficue relazioni come rappresentanti di associazioni di categoria e associazioni professionali. Abbiamo cercato di garantire per quanto possibile l'eterogeneità, la diversity, voci maschili, voci femminili, aree di business diverse, tipi di organizzazioni diverse. Abbiamo raccolto testimonianze che venivano dal mondo delle multinazionali, così come da piccole cooperative o dai liberi professionisti, dalle associazioni, dalle piccole e medie imprese. Abbiamo cercato di dare voce anche a quella straordinaria vivacità e differenza territoriale che il NIC incarna così bene con la diversità dei suoi branch. Ciascuna di queste interviste che abbiamo raccolto veniva tagliata su misura nei contenuti delle domande. Adesso vedete una slide e in quella successiva gli esempi che sono stati offerti rispetto alla segmentazione dei rappresentanti del Project Management Office, portati qual esempio. Quindi vi dicevo domande tagliate su misura nei contenuti, eppure sempre afferenti a tre categorie, quindi un who, che permetteva al nostro intervistato di presentarsi, di chiarire quale ruolo, quali funzioni, quali mansioni aveva rispetto l'organizzazione, un cosa che permetteva all'intervistato di chiarire qual è la relazione con la progettualità, con il mondo dei progetti, e infine un come che permetteva di chiarire in che modo si può sviluppare quella relazione biunivoca, reciproca, soddisfacente che dal NIC va verso gli intervistati e che al tempo stesso dagli intervistati va verso il NIC. Abbiamo analizzato tutto quanto è stato raccolto, l'abbiamo organizzato seguendo il modello del Value Proposition Canvas e
In questo modo abbiamo cercato di dare una visione organica con un canvas per ogni persona, per ogni categoria, in modo da riuscire a leggere allo stesso modo contenuti diversi che erano particolarmente arricchenti. Ci siamo naturalmente concentrati con grande curiosità e grande attenzione su quali erano i bisogni, le esigenze. E di questi bisogni ed esigenze Michela ci darà conto adesso in maniera più dettagliata. Passo a lei la parola. Grazie mille Dalia, bentrovati tutti. Allora, il lavoro che abbiamo fatto, di cui Dalia vi ha così riccamente descritto le caratteristiche, ci ha permesso innanzitutto di evidenziare qualcosa che in parte ci ha sorpreso, perché tra le diverse, i diversi aspetti, i diversi contributi, hanno cominciato, man mano che esploravamo e facevamo sintesi, ad emergere una sorta di direzione comune, no? Quindi una sorta di cornice a quelli che erano i bisogni, le proposte, le idee che venivano fornite, cornice sviluppata su tre direzioni. Fondamentalmente si chiede in maniera abbastanza generalizzata di fare cultura, cultura di progetto come chiave strategica proprio di crescita personale e professionale, considerato questo anche dimensione della project economy su cui il PMI tanto insiste, che oggi così tanto ci riguarda tutti. Una seconda direzione, un driver che fa riferimento invece alla possibilità di avere a disposizione dei contesti abilitanti, quindi dei contesti che permettano davvero di mettere a terra e di valorizzare le proprie competenze, le proprie conoscenze attraverso lo scambio, attraverso la possibilità di condividere. E infine una richiesta, un auspicio nei confronti del chapter perché possa agire quel ruolo di connettore tra i diversi attori della progettualità, dai professionisti alle organizzazioni di business, all'università, alla scuola, la pubblica amministrazione, gli attori sociali e quindi consentire a tutti questi di fare davvero sistema nel contesto progettuale. All'interno di questa cornice così identificata sono ovviamente poi emerse delle richieste specifiche singole. Dalia, se riesci solo a girare la slide, grazie mille. Richieste specifiche e singole che abbiamo cercato di pesare utilizzando il criterio del numero di occorrenze, cioè quante volte poi questa tipologia di richiesta si presentava. E abbiamo deciso di prioritizzarle. Quindi considerando quelle di priorità più bassa, quelle che avevano un'occorrenza non superiore, diciamo, alle 5, quindi un'occorrenza bassa, media, priorità invece quelle con un'occorrenza, un numero di occorrenze più alto e possibilmente caratterizzanti di una persona specifica, e infine, a priorità alta quelle con tante occorrenze e condivise tra due o più personas, o meglio ancora tra uno o più cluster di personas, secondo quello che prima Dalia vi ha introdotto proprio come categorizzazione. Nella slide che segue, eccola qua, vedete quindi quali sono i contributi specifici che sono stati raccolti dai Canvas. Li abbiamo organizzati secondo quella che è una modalità tipica del mondo agile, parlando quindi di che cosa ci viene chiesto di iniziare non a fare, ma a offrire, che cosa ci viene chiesto di offrire maggiormente, cosa invece ci viene chiesto di confermare in termini di offerta e anche che cosa eventualmente ci viene richiesto di fare di meno, addirittura di non offrire. Partendo subito da quello che può essere un aspetto di miglioramento, fondamentalmente le persone che abbiamo intervistato ci chiedono di organizzare eventi, occasioni che siano un pochino meno autoreferenziali, nel senso di approfondire, parlare di PMI, di NIC oltre un certo livello e invece di dedicarsi ad argomenti un pochino più generali e di interesse ampio. E anche ci viene chiesto di migliorare la capacità di rendere consistente quello che è l'argomento dichiarato nel titolo, nella presentazione, con poi gli effettivi contenuti. Ecco, questo, se vogliamo, sono i due elementi di miglioramento che smarchiamo subito. E in realtà, invece, poi tante proposte che riguardano, no, che cosa il NIC potrebbe fare.
con riferimento al 25esimo, ma anche al futuro più in generale. E direi che quello che si coglie, al di là dei dettagli che potete leggere, è fondamentalmente una necessità di scambio, quindi di poter realizzare, vivere occasioni, eventi, ma anche altri tipi di attività che permettano un'interazione bidirezionale, più di tipo peer-to-peer che e meno di situazioni relatore-audience, quindi un pochino più unidirezionali. C'è una richiesta di situazioni, anche qui occasioni, eventi, attività un pochino più focalizzate, quindi un pochino più indirizzate a dei temi o a delle necessità di settore o a delle problematiche specifiche, eccetera. E c'è anche un certo desiderio di nuovi format, nuove tecnologie da sperimentare, oltre a quello che già si sta facendo e che viene riconosciuto. In questa seconda slide, vedete quelle che sono le proposte, che invece abbiamo raccolto con riferimento in particolare agli studenti, alle next generation, quindi ai giovani, che siano studenti o che siano all'inizio del loro percorso professionale, e quello che invece riguarda nello specifico il riferimento a collaborazioni e partnership. E anche qui vedete un po' questo tipo di elementi che emergono, no? Quindi percorsi di orientamento alla carriera specifici piuttosto che uso di tecnologie, video, comunicazioni social, quindi modalità un po' nuove, storytelling, workshop. Quindi tutto quello che permette appunto di condividere esperienze piuttosto che progetti di ricerca basato su partnership, progetti piuttosto che scambi anche di informazioni tra le diverse associazioni, eccetera. Quindi proprio una focalizzazione rispetto a queste modalità, format, forum online, piuttosto che momenti di networking, l'abbiamo chiamato disciplined, quindi un pochino più guidato con delle tematiche magari dedicate, eccetera. Questi sono un po' gli elementi. Poi nel dettaglio avrete a disposizione le slide, potete andarli a esplorare con più dovizia di particolari, ma in effetti questi sono proprio gli elementi che sono emersi. Quindi in quella cornice con quei tre driver, questi aspetti. Se andiamo, Dalia, alla slide successiva, ecco, quindi in conclusione, partendo dalle diverse tipologie di interlocutori che abbiamo ascoltato, perché davvero è stato un ascolto ricco, un ascolto profondo, e andando a fare sintesi degli elementi che ci sono stati restituiti in termini appunto di parole chiave, ma in termini anche proprio di caratteristiche delle proposte concrete, credo che si possa arrivare a concludere che la nostra audience chiede di o auspica quantomeno che siano quattro fondamentalmente le direttrici su cui procedere per il festeggiamento del 25esimo e anche per quello che può essere il modo di guardare al futuro. Certamente ci viene richiesto un rinforzo della nostra identità in termini proprio di consapevolezza, di riconoscimento, consapevolezza di chi siamo, di quello che abbiamo fatto, ma anche di che ruolo possiamo giocare nella comunità professionale e nel contesto più generale, in modo tale che chi ci appartiene chi si riconosca meglio e chi ancora non ci appartiene possa individuare con più chiarezza l'interlocutore e quindi rapportarsi in un modo più curioso e magari più desideroso poi di appartenere. C'è un aspetto sicuramente che riguarda la conoscenza, quindi la condivisione di conoscenza, che però emerge chiaramente, si vorrebbe riguardasse i professional, ma anche gli inconsapevoli che descriveva prima Dalia, no? Quindi che fosse un discorso che si allarga a tutte le categorie e a tutte le tipologie di interlocutori potenzialmente interessate alla project economy, quindi a questo mondo, che si sta già attuando e che viviamo tutti.
Infine, sicuramente un'attenzione alle nuove generazioni, che siano studenti, che siano young professional, sicuramente questo è qualcosa che non solo il PMI ci chiede e auspica, ma che i nostri interlocutori sentono fortemente. E poi ecco l'orientamento, la direzione rispetto alle proposte, qualcosa che sia focalizzato, che abbia degli obiettivi e che quindi meglio indirizzi e valorizzi anche quelli che sono gli sforzi e le energie che ci si dedicano. Io direi che questo è quello che alla fine ci sentiamo di restituire come frutto del nostro lavoro al board e a tutta la comunità, a tutti voi, e per le conclusioni a questo punto lascio la parola a Walter. Grazie, grazie Michela e un saluto a tutti voi. A conclusione di questo racconto della nostra esperienza vorrei condividere alcune riflessioni. La prima riguarda i numeri che trovate sintetizzati in questa slide e che a mio avviso dicono delle cose importanti. In particolare se ci soffermiamo sulla riga centrale possiamo esaminare tre percentuali che noi pensiamo siano significative. La prima, il 52% ci dice che a riprova della nostra volontà di aprirsi al più ampio contributo di idee e di suggerimenti, i PM rappresentano poco più della metà della popolazione che abbiamo intervistato, sapendo bene che la nostra popolazione di riferimento sono i PM, ma proprio per aprirci il più possibile a contributi di altre categorie di soggetti. Questa cosa trova conferma anche nella seconda percentuale, il 40%, che attesta come i soci non abbiano rappresentato la maggioranza delle 77 persone. Questo anche riguardo a quanto diceva prima Michela sull'autoreferenzialità che abbiamo cercato certamente di ridurre. E poi, infine, a riprova anche qui della volontà di dare voce a coloro che partecipano raramente ai nostri eventi, vi faccio notare che il 40% dei soci con cui abbiamo dialogato, che sono numericamente 12 PM, appartengono a questa popolazione che abbiamo chiamato di soci silenti. Gli altri due numeri su cui mi voglio soffermare, riguardano, sono nell'ultima riga, ci dicono due cose riguardo al nostro mestiere famigerato di PM, che è sempre caratterizzato dalla difficoltà di fare le stime giuste di risorse, di tempi. Infatti, a fronte di un impegno che noi avevamo stimato più o meno di 20-25 giornate, ne abbiamo spese quasi il doppio. E questo, vabbè, è una lezione appresa, tipica, insomma. Ma l'altro dato, quello che va sottolineato è che noi avevamo anche stimato una durata media di intervista tra i 20 e i 30 minuti, così avevamo chiesto ai nostri interlocutori. E qui siamo di fronte all'happy problem di una sottostima, può capitare, nel senso che le interviste sono durate mediamente 45 minuti, a riprova del fatto che più che delle interviste è stato un dialogo in cui entrambe le persone che dialogavano avevano motivo di continuare per arricchirsi reciprocamente. Questo è ciò che ci dicono i numeri. Quale evidenza della bontà delle scelte che abbiamo fatto? E voglio dire che queste scelte non le abbiamo fatte solo noi tre, ma le abbiamo fatte con l'aiuto del branch, di tutti i direttori e del board e poi di Giusy, con la quale ci siamo confrontati periodicamente per verificare le scelte e il progresso del nostro lavoro. Veniamo adesso alla parte finale, che sono quelle che vogliamo proprio condividere perché ci teniamo, queste lezioni apprese da Dalia e da Michela. Per questione di tempo io mi farò testimone anche della loro parte, quindi comincio con le lezioni apprese da Dalia. La sua prima lezione è che l'eterogeneità porta valore. Se questa viene praticata fino in fondo è molto generativa. E questo va detto, Dalia giustamente sottolinea, non è successo solo per la varietà degli interlocutori che abbiamo intervistato, ma per la stessa varietà di noi tre, perché noi portiamo esperienze professionali e culturali diverse. E questo è un altro elemento che ha aggiunto valore al nostro lavoro. La seconda, facendo un po' tesoro dagli insegnamenti di Socrate, è che porre domande e ascoltare risposte è sempre comunque il modo più efficace per scoprire cosa gli altri si aspettano da noi. Soprattutto considerando il fatto che il NIC è una comunità omogenea per professioni, ma molto diversificata e sfaccettata per caratteristiche poi delle singole persone. E la terza è che insieme è meglio, ed è questa esperienza, secondo Dalia, lo ha dimostrato in un modo inconfutabile. Può sembrare ovvio dirlo, ma giustamente, io sono d'accordo con lei, è bene sempre ricordarsi. Per quanto riguarda Michela, la sua prima lezione che
che ha evidenziato è proprio l'importanza della curiosità. Cioè, quando noi interessavamo le persone, ci muovevamo con questo desiderio, esplorare cose che magari non avevamo mai sondato, nonostante la nostra anzianità nel NIC, farci stupire, anche quando certe proposte sembravano veramente molto, molto azzardate, e poi soprattutto il piacere di ascoltare quello che abbiamo usato nel titolo, perché questo è stato sicuramente la caratteristica, il motore di questa curiosità. La seconda lezione appresa di Michela è il valore del gruppo, il valore collegiale, cioè noi non avevamo da PM che lavorano in mondi agili fatto un piano dettagliato, abbiamo scoperto man mano il nostro percorso con una modalità emergente, confrontandoci costantemente su alcune scelte, soprattutto all'inizio quando certe scelte diventavano determinanti, quindi scegliere il Value Proposition Canvas, adottare formati di intervista di un certo tipo, fare tutta la sintesi utilizzando quelle forme che avete visto prima. Ecco, tutte queste cose sono venute man mano e non erano scritte, diciamo, in un piano predeterminato. E la terza lezione di Michela è che è legata ai punti precedenti, mai sottovalutare l'impegno necessario, soprattutto quando una cosa ti appassiona. Perché giustamente Dalia dice, se non ci fosse stato il Covid che ci ha costretto a stare molto più tempo a casa, non sono sicura che avrei trovato tutto il tempo che è stato necessario durante i 6 mesi di questo lavoro. Esperienza bellissima, ma attenzione a stimare i tempi, perché questo qualche volta vi può creare problemi. Concludo con quelle che sono le mie personali esperienze, le mie lezioni apprese. La prima, la vedete in quella figura, è ispirata al film Amadeus, quella scena memorabile in cui l'imperatore rimprovera Mozart di aver composto un'opera con troppe note. Lui ovviamente rifiuta questa cosa, gli chiede addirittura di dire quali fossero di troppo. Ecco, se voi oggi mi chiedete, visto che ho fatto una ventina di interviste, quale eliminerei, io non saprei dirvi quale nota è di troppo. Perché tutte queste interviste c'era qualcosa di utile, di stimolante, un appiglio, un'idea su cui lavorare. La seconda lezione appresa riguarda anch'essa la musica. Una buona musica è fatta dalla combinazione di tre elementi, la melodia, l'armonia e il ritmo. Oggi noi sappiamo che la musica che il NIC intende suonare e offrire al proprio pubblico è fatta di tre cose, è fatta di cultura, di contesti e di connessioni. Per cui di fatto non ci resta che cominciare a suonarla seguendo il motto del nuovo CEO Sunil, che ci ricorda sempre One Song, One Dance e One Team. E poi, come ultima lezione, che è più collettiva che individuale, questa opportunità che ci è stata offerta dai volontari. Noi non abbiamo e non avevamo nessun incarico all'interno degli organi direttivi del NIC. Lo abbiamo avuto in passato, ma in questo caso eravamo dei semplici soci, dei volontari. Quello che posso dire è che nessuno di noi tre se lo aspettava, l'ha detto all'inizio Dalia, e questo ci ha fatto capire una cosa, che essere soci del NIC non è qualcosa che si rinnova ogni anno pagando un fee o una iscrizione, è qualcosa che, bene o male, uno si porta dietro, diciamo, per tutta la vita. Per cui il mio auspicio è che questo nostro sentirsi, diciamo così, soci a vita del NIC sia qualcosa che possiate provare anche voi in futuro. Questo è il mio auspicio, è il nostro auspicio. E con questo vi ringrazio e ritorno la parola al nostro moderatore. Bene, grazie mille a tutti per la presentazione. Abbiamo giusto un paio di minuti per un paio di domande, ecco, adesso vediamo. Dunque, Francesco ci chiede quanto l'esperienza di volontari del NIC, di essere appunto volontari del NIC da lunga data, vi ha condizionato nel fare questo lavoro, ecco. E non so chi vuole rispondere, ecco, prendere la parola su Io questo. lascio alle mie due donne il compito. Ma se posso rispondere io con una battuta, credo che ci abbia sicuramente condizionato nel senso di ha avuto un ruolo, però in realtà ci ha aiutato a sfuggire ai condizionamenti. E io credo che se non avessi avuto un pregresso da cui temevo di essere influenzata, parlo per me, ma penso che di interpretare il pensiero anche degli altri, probabilmente non sarei stata così tanto curiosa come invece spero, ecco, di essere riuscita ad essere, quindi ad aprirmi all'ascolto vero. Ok,
Un'altra domanda arriva da Pietro. Avete parlato, insomma, avete accennato a delle metodologie che avete utilizzato per questo lavoro. Volevo chiedervi appunto, ecco, se volete riassumere quali sono le metodologie principali a cui vi siete ispirati. Ah, posso dire, certamente avete visto che nella costruzione delle interviste abbiamo cercato proprio di far tesoro di tutti quei modelli che vengono utilizzati normalmente per costruire delle forme di acquisizione di informazioni che diano spazio all'interlocutore, ad esempio rovesciando la domanda e non chiedendo solo cosa ti aspetti dal NIC, ma cosa puoi offrire al NIC. Circa il Value Proposition Canvas è stata una combinazione felice perché noi l'avevamo pensato all'inizio come una possibilità. Poi, durante un'intervista con Dave Garrett, che è il referente delle strategie per il PMI centrale, risponde direttamente a Sunil, e gli parlavo di questa iniziativa e della nostra idea di utilizzare quello strumento, e lui ci ha detto: beh, è lo strumento principale che usiamo anche noi come elemento di comprensione dei bisogni e delle esigenze che esprimono i nostri interlocutori. Quindi a quel punto lì mi ha anche mandato un documento che spiegava e illustrava questa tecnica, quindi, come dire, ci siamo trovati molto avvantaggiati nell'aver fatto quella scelta. E poi avete visto nel quadro finale la scelta agile di scegliere di adottare quella modalità start, stop, keep, eccetera, che diventa molto utile quando uno deve cercare di fare dei cluster, perché altrimenti tutte le idee sembrano a priorità simili o comunque sembrano essere riconducibili magari a qualcosa che non è chiaro a tutti. Queste sono state le cose essenziali che ci hanno aiutato. In qualche caso anche l'intervista stessa ci ha fornito degli ausili a scegliere gli strumenti giusti. Perfetto, direi che purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto, è stata comunque una presentazione, un webinar molto interessante. Prima di lasciarvi però vorrei ricordarvi che ci sono i prossimi appuntamenti in calendario per sempre a pranzo con il NIC il 2 novembre e il 30 novembre alla stessa ora, vedete insomma sulle slide. Un'altra informazione. Per chi ha inserito il PMI ID durante l'iscrizione, riceverà 0,5 PDU per l'area strategy. Subito dopo l'evento riceverete un'email per completare il questionario di gradimento, vi porterà via solo poco tempo. Detto ciò, ecco, ringrazio tutti per la presentazione, ringrazio i nostri speaker e chi ha portato avanti questo lavoro molto Grazie. interessante e vi auguro buona continuazione di giornata. Grazie. Grazie a Grazie a tutti. tutti. Ciao. Grazie.